la cosa più terribile che il demonio mette dentro il nostro cuore è che noi non ci meritiamo di essere amati e per questo meritiamo invece di essere soli, di non essere mai profondamente amati. Non credete a questa menzogna, eh? Gesù è morto per toglierci di dosso questa menzogna. Noi non meritiamo l'amore, ma siamo profondamente e gratuitamente amati. Questo ci salva e questa consapevolezza ci salva. L'inferno è la solitudine radicale. Il paradiso è sapersi sempre di qualcuno in maniera radicale. Immaginate che la mia salvezza è dall'altra parte di un fiumiciattolo, no? E dico, se arrivo lì sono salvo, ma per arrivare lì devi saltare, cioè devi passare attraverso una cosa precaria che ti dia questa cosa certa. Allora, questa terra ferma, che bella, la Bibbia la chiama la terra promessa, ci avete mai pensato che il popolo di Israele esce dall'Egitto e non arriva subito alla terra promessa? Cioè c'è un sacco, un periodo che lo prepara ad entrare nella terra promessa e quando entrano nella terra promessa devono cominciare a fare battaglie con quelli che stanno là, a conquistare questa terra promessa, quasi a voler dire che il Signore ci promette una terra sotto i piedi, ma dobbiamo essere disposti a un esodo, a un viaggio, a una battaglia, cioè a un periodo di precarietà. Io vorrei essere felice con questa persona che c'ho accanto, vorrei essere felice nella mia vocazione. Ecco, questa felicità ti è data se ad esempio capisci che amare qualcuno significa fare un esodo, metterti in discussione, saper rinunciare un po' al tuo egoismo che è il vero faraone, cominciare a capire che ha ragione, credo sia San Paolo che ci riferisce queste parole di Gesù, non sono scritte nel Vangelo ma San Paolo dice che sono di Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Che bella questa cosa, il mondo ci dice il contrario, eh? Ecco, devi saper fare questa roba qui, cioè toglierti le cose dalle tasche e darle, ed è un rischio, ed è una precarietà, e poi lì ti accorgi di quanto sia certa la gioia che provi. Perché qual è la contropartita di una cosa giusta? È la gioia.